Dottor Pitrolo, lei per riconsolarsi del pareggio dell'Inter l'altra sera a Livorno ha scelto bene di riconsolarsi alla grande con un incontro con il Santo Padre? Ma certo, l'incontro con il Vaticano, con il Santo Padre, è un incontro beneaugurante anche per l'Inter, ma non solo per l'Inter ovviamente, stiamo scherzando. Il Santo Padre e il Padre Eterno hanno altre cose a cui pensare, lo sport è una cosa di un livello un pochino più, direi, più banale. Tanti bambini questa volta. L'altra volta c'era un convegno con tante persone col capello nostro, come quello nostro, quello bianco. Stavolta tanti bambini, il futuro anche della Lega Pro. Certamente la missione della Lega Pro, quello che io chiamo il core, la core mission della Lega Pro sono i giovani, il monitoraggio, il lancio e alle volte anche la consacrazione di giovani calciatori. E cominciamo dai bambini. E i bambini non devono essere solo educati alla pratica calcistica, ma anche a partecipare a quelle che sono riunioni di tipo sociale, di tipo educativo e con contenuti etici e morali. Ecco, lei ha nominato una parola che spesso a tante persone riempie la bocca, invece pare che voi della Lega Pro sul sociale abbiate puntato veramente i riflettori in maniera da star hollywoodiane, nel senso che state molto attenti appunto all'aspetto sociale delle cose. Ma senta, mi fa una domanda che è opportunissima, perché qui stamattina in mezzo a noi c'è la responsabile della Caritas di Parma, ed è l'associazione dove noi da 90 anni, per 90 anni noi stiamo sostenendo le adozioni nel mondo. I nostri presidenti hanno 90 bambini da 20 anni adottati, mantenuti per quello che ci chiede la Caritas nel mondo, e siamo orgogliosi e partecipi a queste cose perché le sentiamo, le sentono le nostre società e i nostri presidenti. Senta, ma lei dalla prossima domenica si aspetta che la sua Inter adesso tornerà almeno per le zone di Europa League? Ma io penso che ce la faccia, perché adesso, parlando di calcio, le ultime prestazioni non sono state poi così malaccio, forse c'è stato un po' di sfortuna, forse un po' di deconcentrazione, ma io credo che l'organico per arrivare al quarto o quinto posto ci sia tutto, per cui, e poi l'anno venturo vediamo. Grazie. Grazie a voi.